Danilo, Eccoci. allora Danilo, come stai a Milano? Ah, Tutto bene? recensore, sta bene. Innanzitutto ci hai conosciuto, sei entrato con noi nel 2008 2008. Sì, febbraio 2008. e hai conosciuto una persona che lavorava con noi, ci Sì, un ha consulente. parlato molto bene del nostro gruppo e quindi ti ha coinvolto e sei venuto da noi. Quanto è stato importante il supporto del gruppo nella tua crescita professionale, economica? Beh, decisamente rilevante. Io sono entrato nel 2008 che facevo un altro mestiere prima. Lavoravo nei bar, ero dietro a un bancone, sicuramente del mercato immobiliare non conoscevo nulla. E dopo 2 mesi in azienda mi è stato proposto di aprire un punto affiliato insieme ad un socio, cosa che ovviamente io non ero in grado di fare. Il supporto, la formazione, l'assistenza, in molti casi anche personale, da parte dell'azienda, insieme alla mia volontà, mi hanno permesso di aprire ad oggi, insieme ad un gruppo di che poi sono diventati soci, queste 11 agenzie affiliate. È stato fondamentale all'inizio il poter partire, quindi diventare un imprenditore, e io metto l'imprenditore tra virgolette, perché all'inizio io sono diventato imprenditore praticamente senza risorse economiche personali. Questa credo che sia una delle cose. Sì. Perché Danilo, spieghiamolo meglio, per chi lavora all'interno c'è anche l'opportunità di poter, anche per un agente immobiliare che ha già esperienza, insomma, no? Nel settore e vuole affacciarsi al nostro gruppo, laddove abbiamo delle nostre agenzie o affiliate o dirette, c'è la possibilità di sviluppare magari all'area vicina, confinante di suo interesse. Grazie al fatto che noi portiamo le provvigioni da riconoscere a questa agente immobiliare fino al 70%, e quindi l'aumento delle provvigioni fino al 70% gli consente di accantonare le somme per poter aprire. Ecco cosa voleva dire Danilo nel dire: ho aperto senza fare investimenti economici, senza in pratica tirar fuori un euro di tasca mia, ho aperto grazie al fatto che ho avuto questa opportunità, che chiaramente lui ha saputo cogliere, di sviluppare l'area con provvigioni al 70%. Scusa No, Danilo, ma volevo precisarlo perché. assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa che dal mio punto di vista mi ha sempre dato un sacco di stimoli, perché credo sia estremamente difficile riuscire a trovare un'azienda che viva la meritocrazia così come viene vissuta in Toscano. Quindi quanto più si lavora, si produce, quanto più si produce, si sviluppa, quanto più si sviluppa, si cresce. Quindi partendo dall'essere un consulente immobiliare sino a quando poi si diventa imprenditori e poi si diventa manager, quindi ti insegnano pian pianino a fare tutto. Quindi a me la cosa che adesso è arrivata è la possibilità di diventare manager dopo essere diventato imprenditore, quindi non ero capace di fare l'imprenditore e mi hanno insegnato a fare l'imprenditore. Adesso che dal punto di vista delle nomine sono stato nominato non per nomina, ma bensì perché i risultati me lo hanno permesso di diventare un area manager per la città di Milano, che si divide in silver, gold, platinum e poi area manager Lombardia nel caso dell'area Regionale, manager. certo. Io adesso sto puntando al platinum, quindi l'ho messo sulla tacca e vediamo di arrivare al platinum. Quindi La cosa bella, come dicevi te, è un ruolo che si consegue sulla base di risultati, non di nomine. Sulla base di risultati di sviluppo si conseguono questi ruoli e quindi si diventa area manager, quindi vuol dire essere più vicini al gruppo, cogliere insieme al gruppo delle opportunità di business, corsi specifici, ecco, come diceva Danilo, pian piano fare una crescita e imparare anche a diventare un area manager, insomma, no? Ecco. esatto. Quindi io, visto la natura della diretta di oggi e immagino la considerata la platea, che vorrei rivolgermi agli imprenditori che magari possono essere spaventati da quelli che sono i costi, quindi l'impegno economico che comporta avere un contratto di affiliazione.
grazie alla pubblicità che l'azienda mette a disposizione, quindi tutto il pacchetto pubblicitario oltre alla visibilità pubblicitaria. Ogni ufficio in ogni anno produce generalmente una quantità tale di telefonate spontanee di persone che devono vendere casa che, a conti fatti, la peggiore delle ipotesi, alla fine dell'anno mi porta ad annullare l'investimento dell'affiliazione. Se non ci fosse stato questo, io oggi non starei parlando di questo tipo di risultati. Probabilmente avrei fatto qualcosa, ma non penso assolutamente nulla di paragonabile a questo, che mi ha aiutato tantissimo a costruire quanto è stato costruito, me e i soci che lavorano con me. Questo è un altro aspetto importante, quello relativo ai costi, perché insomma è una riflessione che fanno tanti. E sentire dire, appunto, dice, ma io mi sono affiliata al gruppo toscano, Francesca, all'inizio, e ho la fila di persone che mi conferiscono l'incarico. Per me oggi è molto più semplice acquisire incarichi. Beh, insomma, questo ripaga qualsiasi investimento, l'investimento che è in percentuale sui fatturati che si fanno, qualsiasi investimento che si fa nell'ambito del franchising. Non ci dimentichiamo che noi siamo anche un gruppo che investe da anni in campagne pubblicitarie e televisive. Si rivolgono proprio a chi vende casa, perché la nostra esigenza principale è quella di avere incarichi da proporre a tutti i nostri clienti. Questo è l'aspetto principale, e questo produce anche, appunto, come diceva Danilo, molti contatti spontanei, gente che chiama spontaneamente e si affida a noi spontaneamente, e questo è qualcosa veramente di straordinario. Sì. Grazie Danilo, e adesso passiamo